Abbiamo visto dentro lo scatto di CR7 Cristiano Ronaldo il palo. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo giunti all'appuntamento come ogni lunedì delle 14 con PES Euro 2016. Ragazzi, siamo negli ottavi di finale contro l'Ucraina. E ragazzi, andiamo subito nelle formazioni. Eccoci qui ragazzi, siamo nelle formazioni. Come vedete, io il Portogallo ho schierato la stessa formazione che uso sempre. Quindi Ronaldo, Dani, Nani, Moutinho, Thiago, Miguel, Contrao, Bruno Alves, Carvalho, Vieirinha e Rui Patricio in porta. E lì c'è la formazione dell'Ucraina con Gladky e altri nomi che non vedo neanche per interi, che non conosco. Quindi ragazzi, andiamo subito nel match degli ottavi di finale. Eccoci qua ragazzi, partita che ha inizio. Rimpalli vari. Allora CR7 subito dentro verso Dani. Bel lancio, Dani. Dani se ne va, attenzione a Dani. Dani ha visto dentro Nani, il tiro di Nani, il gol. Passiamo in vantaggio alla prima vera occasione ragazzi. L'Ucraina stava pressando tantissimo, ma passiamo in vantaggio noi. 1-0 Nani, rivediamo tutto. Qui CR7, lancio bellissimo per Dani, che guardate riesce a resistere fisicamente. Poi passaggio e qui Nani con tutta calma, guardate, di Rabona, ha segnato di Rabona, grandissimo gol. 1-0 per noi. Abbiamo visto dentro lo scatto di CR7 Cristiano Ronaldo, il palo, e poi la palla che rimane lì. Ero convinto fosse gol del 2-0. Attenzione qua, Nani ancora, Nani, lo scatenato Nani, uno scatenato Nani al tiro, la parata. E finisce il primo tempo ragazzi, 1-0 per noi, partita molto equilibrata. L'Ucraina sta attaccando tantissimo. E subito pallone dentro verso ancora Nani. Nani che la può piazzare, si è divorato il gol del 2-0 Nani, ma porca miseria. Ora qui il pallone nostro, João Moutinho, proviamo la bordata, è ancora parata. E allora proviamo il tiro subito di controbalzo, poi Contrao fuori. Allora, angolo per l'Ucraina, dobbiamo fare la massima attenzione. Cross dentro, messa fuori la palla, ma attenzione che ancora pallone per l'Ucraina. Ancora l'Ucraina che avanza, pallone dentro, ancora l'Ucraina, il pareggio. Ragazzi, non ci posso credere, un tiro in porta, un gol con Oplianka, uno pari. Dobbiamo rifare tutto da capo. Rivediamo ragazzi, incredibile. Prima vera azione dell'Ucraina, gol, rivediamo. Cross dentro, guardate, passaggio, qui in ritardo Moutinho e pareggio, uno pari. Attenzione qua, Thiago viene fermato al momento del tiro. Dani ha visto lo scatto, ancora di CR7, CR7 può tirare, il tiro parata. Ancora pallone dentro, Miguel Veloso al tiro, la parata ancora di Piatov. Dall'altra parte ha visto lo scatto di CR7 che va al tiro, il gol 2-1. 2-1 per CR7. E allora segno anche qui. Ecco qui la sua classica esultanza. Finalmente ragazzi, siamo ritornati in vantaggio meritatamente. Guardate qui, Dani ha visto lo scatto di CR7. Bellissimo lo stop. E qui non poteva sbagliare veramente. 2-1 per noi. Attenzione all'Ucraina ora. Cross dentro, sempre CR7, se ne va. CR7 può calciare il tiro, rimpallato. Ancora CR7 il tiro, palo. Pallone messo dentro, colpo di testa di Dani, miracolo. Piatov. E qua spaziamo via di rovesciata e finisce la partita. 2-1 per noi. Vedete l'Ucraina delusa. Grandissimo Portogallo, ci siamo meritati la vittoria. Ragazzi, prima di andare avanti, questo è il tabellone del primo turno, quindi delle ottavi di finale. La Danimarca ha battuto la Polonia, la Spagna ha battuto l'Austria, il Belgio ha battuto l'Olanda 2-0, la Svizzera ha battuto la Russia, il Portogallo, cioè noi abbiamo battuto l'Ucraina, l'Italia purtroppo ha perso contro la Bosnia e Erzegovina, poi la Grecia ha vinto ai rigori contro la Svezia e infine l'Irlanda ha vinto ai rigori contro la Germania, quindi Germania e Italia a sorpresa fuori. Ora andiamo a vedere che affronteremo nei quarti. Ok ragazzi, questo è il tabellone del torneo, quindi Danimarca-Spagna, Belgio-Svizzera, Portogallo-Bosnia-Erzegovina, quindi la Bosnia
è nei quarti contro di noi. E infine abbiamo Grecia, Irlanda. Ok ragazzi, eccoci qui nelle formazioni. Come vedete, io ovviamente con il Portogallo uso sempre la solita formazione, non faccio sostituzioni perché mi trovo bene con questa squadra. E quella è la squadra della Bosnia Erzegovina, sono questi giocatori qui. Ok ragazzi, andiamo ora subito nel match. Eccoci qui ragazzi, i quarti di finale hanno inizio con una buona squadra. Allora attenzione al CR7, di Rabona dentro, colpo di testa, fuori di danni, ma ancora Rabona ragazzi, guardate qui. Attenzione qua che Dani recupera la palla, la mette dentro verso Nani, è fuori di pochissimo. Nani, guardate qui ragazzi che tocco delizioso, fuori di non nulla, dentro verso CR7 a incrociare il tiro, che gol ragazzi, che gol ragazzi, bordata di CR7 a incrociare, sultanza, e sultanza 1 contro la bandierina. Rivediamo il tutto ragazzi, in vantaggio. Grandissimo passaggio, ma guardate qua ragazzi, bellissimo gol di CR7, guardate come ha incrociato il tiro, che tiro ragazzi, 1-0 per noi. Ancora la Bosnia però, attenzione cross dentro messo fuori, ancora qua il tiro, il pareggio immediato della Bosnia ragazzi, pareggio immediato su errore difensivo. Che brutto gol che abbiamo subito, veramente inevitabilissimo. Rivediamo tutto, guardate ragazzi, qua, pallone indietro, guardate qua come perde palla, non ho visto chi, uno pari. CR7 ancora, la dà dentro verso Nani, Nani, prova il tiro, parata, provo a recuperare tutto, allora pallone dentro di Dani, CR7 si porta via l'uomo, ma c'è Nani, Nani è solo, Nani al tiro, il 2-1, ci riportiamo in vantaggio, è sostanza completa, Nani. Ecco qui Dani, guardate. CR7 Nani, ho visto Nani verso il centro che tagliava benissimo. Seguito molto male dal difensore e qua non ha sbagliato. 2-1 per noi. Ora Bruno Alves che può impostare ora. Non viene marcato, allora parte da solo Bruno Alves. Bruno Alves fa tutto da solo, il tiro rimpallato. Attenzione, il pallone viene messo dentro, il tiro fuori. Pericolosa la Bosnia ragazzi, quando riparte fa male. Attenzione al tiro della Bosnia, lui Patricio. Primo tempo appena conquistato ragazzi, è una partita durissima. La Bosnia è veramente una squadra solida e molto forte, per questo che ha battuto l'Italia. Ragazzi andiamo a vedere come andrà il secondo tempo. Se ne va allora CR7, molto bravo, c'è Cristiano Ronaldo dentro per Dani, che ha visto Nani, è solo Rabona ancora di Nani. Ancora ha fatto gol di Rabona ragazzi, ci ha preso gusto. Ci ha preso gusto ragazzi per fare il gol di Rabona. Secondo gol di Rabona da parte di Nani. Rivediamo, bellissima azione Dani, guarda, visto Nani totalmente solo. Rabona 3-1 per noi. Qua palla per Dani, che recupera la palla, abbiamo visto lo scatto di CR7. CR7 si smarca uno due avversari, il tiro fuori, che bordata ragazzi, è un missile. Nani ancora viene fermato, ma il pallone rimane sui piedi di Nani, il tiro è fuori. Attenzione alla Bosnia che può avanzare, il tiro della Bosnia, il gol 3-2 ragazzi, non si arrende la Bosnia. Dentro verso Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo che è velocissimo, CR7, il tiro, il palo, il gol, il gol, il gol, il gol di CR7. Ed eccolo qui, ho segnato anche qui. Guardate, stava già chiamando palla, ma era in fuorigioco, ho dovuto aspettare e poi sovrasta il difensore fisicamente, avanza e davanti al portiere, tiro, palo, gol. 4-2, ci riportiamo a più 2 sull'avversario. Ancora la Bosnia, il tiro, lui Patricio, la palla rimane lì ancora, miracolo! Ancora pallone dentro della Bosnia, fuori, è solo Dani. Dani, può provare il tiro, Dani, rimpallato, finisce la partita, abbiamo vinto ragazzi, 4-2, siamo arrivati in semifinale. Ok, questi ragazzi sono i risultati, la Danimarca ha perso 3-0 con la Spagna, la Svizzera ha battuto il Belgio dopo i tempi supplementari, vabbè noi abbiamo vinto, e infine ragazzi l'Irlanda ha battuto la Grecia dopo i tempi supplementari.
Quindi questo è il tabellone. Le semifinali saranno Spagna-Svizzera e Portogallo-Irlanda. Ok ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like se questa serie vi sta piacendo. Mi raccomando, commentate, fatemi sapere qualsiasi vostra impressione, qualsiasi consiglio che volete dare. Scrivete per qualsiasi cosa, insomma, mi volete dire. Mi raccomando, se l'avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliate anche ai vostri amici, condividete questo video. Qui sotto, come sempre, trovate tutti i nostri social network, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo lunedì prossimo alle 14 con appunto il nuovo video su PES Euro 2016. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!